Fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo del cuore. Col cuore non si scherza. Ne abbiamo davvero tutti tanto bisogno. E ne ha sempre tanto bisogno la nostra città. Per questo non è uguale che cosa abbiamo nel cuore o che cosa non ci abbiamo, o dove abbiamo il nostro cuore. Perché facilmente lo perdiamo. La sapienza del Vangelo ci ammonisce: dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Dove mettiamo per davvero il tesoro della nostra vita? Non possiamo servire Dio e le ricchezze, perché alla fine, senza sceglierlo, queste si impongono, ci conquistano il cuore. E un cuore frammentato, diviso, finisce per non voler bene a nessuno. È prigioniero di se stesso e delle proprie paure. Senza cuore non sappiamo lottare per la vita. Ci arrendiamo alle difficoltà, piccole e grandi che siano. Papa Francesco, nel suo messaggio per la Quaresima, parla del ricco e pulone che non ha cuore. E lo capisce Lazzaro. Lui pensava di avere un cuore agitatissimo. Il bisso non è più quello di una volta. E poi mangiare proprio non è che si perfezionava. Era intenerito dalle cose, dal consumo. Beh, si capisce che non ha cuore confrontandosi con Lazzaro. Lì si capisce che non ha cuore. E poi è la parabola di questo povero Lazzaro che giace alle porte della sua casa. L'invito di Papa Francesco per la Quaresima è: non accontentatevi di una vita mediocre. Per crescere nell'amicizia con il Signore. Il problema è che il mediocri ci fa essere, l'Apocalisse direbbe, tiepidi. Quindi, vabbè, io non sono caldo, però non sono nemmeno freddo. Peggio. Perché il male, quando è più insidioso, è quello più difficile da riconoscere. Questo è convertirsi. Smettere di accontentarci di essere mediocri e riempirci dell'amore di Dio che ci rende grandi. Quando non si cambia, si diventa tutti mediocri. Se non cerchiamo di essere migliori, non restiamo uguali, peggioriamo nei fatti. E la Quaresima è allora un tempo di gioia, perché ci fa trovare il nostro cuore, che in realtà gli altri cercano, e di cui ovviamente ne abbiamo anche noi un enorme bisogno. E il Signore continua ad avere speranza in noi. La Quaresima è anche questo. Continua a credere che possiamo cambiare. Noi spesso abbiamo ridotto la conversione a sacrificio. La Quaresima quasi niente. Qualche tempo fa venivano alcuni dell'Oriente e si divertivano di quanti pochi digiuni e astinenze facevamo, cioè ci prendevano proprio, come dire, proprio ormai non ci avete più niente. Dal punto di vista proprio di disciplina pratica, diciamo così, la Quaresima non è che cambia molto della nostra vita, a parte le bistecche del Mercoledì Santo, ma non è soltanto quello. Noi spesso abbiamo ridotto la conversione ad una rinuncia che appare poi inutile, di cose belle, attraenti, perché? E poi è così più facile andare dove porta l'istinto, confondendo come cuore le nostre emozioni, che poi alla fine in realtà non ci insegnano ad amare. Per cambiare non servono le vesti che tanto curiamo. Gesù ci ama per quello che abbiamo dentro di noi, non per quello che appare. Riascoltando il Vangelo, quel far vedere che è tutta una deformazione informatica, digitale, del far vedere che non
non è soltanto l'apparenza anche proprio fisica, c'è anche quella virtuale, che forse è quella che cattura tante energie, ci illude di e non risolve il problema, perché il cuore quello è. Gesù ci ama per quello che abbiamo dentro di noi, e per trovare cuore dobbiamo darlo agli altri, a cominciare da chi ha poca vita, da chi è segnato dalla sofferenza. E chi è segnato dalla sofferenza cerca in realtà vita. Nel cammino di queste settimane, allora, scegliamo di non scappare, di non far finta, smettiamo di cercare inutili e penose giustificazioni per nasconderci dentro la mediocrità, che non ci fa accorgere delle vere complicità con il male, pensate sempre a Ricco e Pulone e al povero Lazzaro, e possiamo essere liberati dalla tentazione di cercare oggi la nostra ricompensa, di vederla subito, misurarla, possederla, insomma, come se lo spazio è davvero più importante del tempo, esattamente il contrario di quello che dice l'Evangelio di Gaudio. E viviamo spesso così, sempre a cercare di occupare lo spazio, di verificare lo spazio. Ma la vera ricompensa del Vangelo è proprio quello che non possediamo, che diamo gratuitamente come l'elemosina, che perdiamo senza nessun tornaconto immediato, per solo amore. La Quaresima ci aiuti a avere occhi capaci di riconoscere Lazzaro, il povero Lazzaro, e vive in un vero inferno. Il vero inferno lo vivono i tanti Lazzari. Ci crediamo poco, e crediamo anche poco a quell'inferno che vivono i Lazzari. È proprio unito. È un vero inferno quello che vivono i tanti Lazzaro profughi nei loro campi di accoglienza, che sono terribili, dove non si vive, o quei tanti profughi che arrivano e con cui parliamo troppo poco, non parliamo per niente, e non sappiamo ascoltare, motivo per cui restano sempre strani e facilmente li percepiamo come nemici. Lazzaro è anche il nome di tanti anziani che sembrano senza storia, tutti uguali, di fatto senza diritti, avvolti dalla solitudine, e si accontentano di qualche briciola di amore di un mondo che tiene tutto per sé. Senza proteggere la sofferenza degli altri, si finisce vittima della sofferenza, come avviene per il ricco e Pulone. Chi non ha solidarietà non la trova. Chi pensa che la propria vita non è legata a Lazzaro, pensa appunto di poterne fare a meno, tanto che non se ne accorge nemmeno, chi pensa che non abbia un destino comune con Lazzaro, che la propria vita dipende da lui anche, da come io lo accolgo, alla fine resta solo. Infine, siamo nel pieno del congresso eucaristico. Ritroviamo in questa Quaresima il centro. È Gesù, un po' come questa straordinaria croce che ci accoglie sempre, questa nostra madre che è la cattedrale. Il Gesù e l'altare. Contemplandolo, il Signore, nel mistero della sua presenza eucaristica e ascoltandolo nella voce del corpo. Allora per farlo digiuniamo. Digiuniamo dal nostro protagonismo, dalla rassegnazione che ci fa accontentare di quello che facciamo, che siamo mediocri, e che spegne però la speranza, per cui niente vale la pena. Digiuniamo dagli affari inutili, dalle tante emozioni che ci fanno credere di far tanto, ma non ci chiedono l'amore vero. Digiuniamo dal tempo perso. Tempo perso, per umiliarci in gesti concreti di attenzione a chi ha bisogno. Digiuniamo per diventare leggeri, che applichiamo molto di più sulle diete,
qualcuno per estetica, qualcuno perché costretto, ma funziona tanto anche per il cuore. Digiuniamo per diventare leggeri del nostro ingombrante e pesante io. Siccome il mio pensiamo che sia così, se ne accorgono gli altri di quanto è pesante. Digiuniamo da un'idea troppo alta della nostra vita che rende tutto difficile. Digiuniamo dall'essere centrati solo su noi stessi. Troveremo un cuore leggero, capace di regalare, di non ricordare i torti, di non cercare sempre la propria immagine. E così finalmente ci accorgeremo che c'è qualcun altro. E alla fine staremo meglio anche noi. In questa Quaresima amiamo la centralità dell'Eucaristia e della parola. Cerchiamo la compagnia personale con il Vangelo. Seguiamo le letture evangeliche del tempo della Quaresima che ci sono suggerite dalla liturgia, perché siano un nutrimento del cammino che queste tracciano. E la preghiera inizia con chiudere la porta del cuore, aprire la parola, pregare il Padre che lo troveremo nel segreto. Chi vuol dire anche il contrario? Chi chiude la porta del suo cuore saprà aprire poi la porta verso la sua vita, verso gli altri. E non abbiamo paura di restare con la porta chiusa soli con Dio. Lasciamoci guardare dal Signore che scruta nel profondo e ci ama con la tenera ma anche severa misericordia. La preghiera e l'ascolto della parola ci aiuteranno a capire come Dio ama la cenere della nostra vita, non la umilia mai. E così scopriamo il dono che siamo. Un cuore che cambia, capisce il proprio dono e sa riconoscere il dono che è l'altro, a cominciare da Lazzaro. E diamo, regaliamo in elemosina. Regaliamo l'elemosina. Diamo quello che possiamo a quei tanti che aspettano. Per questo, nella Quaresima, cerchiamo spazi di silenzio, anche fisicamente, per presentarci nudi come siamo, deboli, contraddittori, bisognosi di perdono, per scegliere la via dell'amore. Signore Gesù, Redentore nostro, ravviva in noi la confidenza nella tua grande misericordia. Rendici capaci di far nostre le armi della penitenza quaresimale per ritrovare davvero noi stessi. Rafforza con il tuo amore la nostra debole volontà di conversione. Rendici bambini che si lasciano guidare dalla dolcezza della tua misericordia. Donaci di combattere ogni divisione per far crescere la comunione con te e tra di noi, per giungere alla Pasqua di una vita nuova, perché possiamo far conoscere il tuo amore ai tanti che lo cercano.